paese che garantisce quelli che sono i principi di libertà, di democrazia. E sono molto emozionata perché, per chi mi conosce, sono una di quelle persone che ha sempre amato lavorare nel silenzio. Io vi ringrazio di questo riconoscimento e ringrazio Tiziana perché, conoscendo Cinzia, mi fa questa telefonata. Guarda, quando ho mandato il tuo curriculum, ho detto grazie, Tiziana, ho detto che carina. Poi Cinzia mi ha chiamato, mi ha detto guarda che sarei premiata tu. E mi ha parlato che era un premio organizzato dalla senatrice, dal Dipartimento delle Pari Opportunità di Fratelli d'Italia. Io devo dare atto, senatrice, noi ci siamo conosciute a Casal del Mare, e devo dare atto, non lo faccio per piaggeria perché mi conosce, no, io entro a gamba tesa su tutto, lo devo ai ragazzi del penale, proprio tutti gli infingimenti, tutti quei formalismi, poi tanto con il loro rispecchio parliamo con lo stomaco, quindi possiamo dire quello che vogliamo, le emozioni camminano su altro. E devo dare atto al vice ministro Rauti dei progetti che ha fatto per Casal del Marmo. Sa, senatrice, che dopo il cambiamento che è avvenuto a Roma con altri sindaci, se lei va sul sito del comune di Roma, Casal del Marmo non esiste più, è scomparso. Casal del Marmo è la struttura che ospita i ragazzi del penale. E io ricordo la passione con le ragazze Rom, il fatto di reinserirli, di dargli delle opportunità professionali, il laboratorio di pizzeria e tant'altro. Perché dico questo? Perché in realtà con la riforma del titolo quinto della Costituzione e la legge famosa delle politiche, la 328, scusate, vi devo dare queste informazioni, il Ministero della Giustizia non ha più soldi. Cioè formazione, attività, laboratorie, è passato tutto agli enti locali. Se gli enti locali non fanno proprio i bisogni di questi ragazzi e non gli danno l'opportunità di fare corsi di formazione, opportunità di studio esterno, eccetera, 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 restano imbrigliati in quella che è una povertà educativa e di opportunità di diventare un cittadino attivo al pari degli altri. E il grande dolore che io ho sempre avuto è stato quello che, a secondo di dove i ragazzi si trovavano del settore penale minorile, avevano delle opportunità ed altri non le avevano. Un po' è come noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto sotto il Covid, no? A secondo delle regioni c'erano delle opportunità in altre regioni, altre. Questo non va bene, soprattutto sulle fragilità. Bene, perché questo premio? Allora, a chi lo voglio dedicare? Innanzitutto alla mia famiglia, mio marito, miei figli, mia sorella, perché certamente, come hai detto tu, Cinzia, per una donna è difficile, soprattutto una donna che vuole essere anche madre, e io ho 3 figli, e riuscire ad equilibrare, poiché c'è una mancanza estrema tutt'oggi, però pensate tanti anni fa, io ho 73 anni, sono nata nel 50, mancavano delle opportunità. Per cui se non avessi avuto questo sostegno, devo ringraziare anche mio marito, perché chiaramente è stato dietro l'angolo. Chiaramente non avrei avuto la possibilità di tentare di provare di ridare il sorriso